Non potrò mai perdonare mia sorella. Non solo ha tolto la vita alla mia nipotina, ma ha tolto parte della vita anche a me e alla nostra famiglia. Parla Viviana Pifferi, sorella maggiore di Alessia, la donna che il luglio dello scorso anno ha lasciato morire di fame la figlia Diana, 18 mesi, abbandonandola per una settimana nella sua casa di Milano. La giovane madre, accusata di omicidio pluriaggravato, è sotto processo nel capoluogo lombardo. Il dibattimento è ancora in corso, ma potrebbe rischiare l'ergastolo in caso di condanna. Il suo legale, Ilaria Pontenani, aveva presentato una richiesta di perizia psichiatrica per valutare se la donna fosse idonea a poter affrontare un processo. Ma per l'accusa, rappresentata dai pubblici ministeri Francesco De Tommasi e Rosaria Stagnaro, Alessia Pifferi è una donna lucida che ha descritto le sue emozioni e tutto ciò che è accaduto da quando si era accorta della gravidanza fino alla morte della piccola Diana. Non c'è alcun pregresso psichiatrico, perché nessuna relazione di medici e psichiatri accenna alla possibilità di deficit di carattere mentale. Il giudice Ilio Mannucci Pacini ha condiviso questa osservazione affermando che dall'unico atto medico prodotto dalla difesa non emerge alcun elemento che possa far dubitare della sua piena capacità. Di conseguenza, nell'ultima udienza, il giudice ha rigettato la richiesta di perizia psichiatrica e ha rinviato il dibattimento. In aula, Alessia Pifferi ha sempre mantenuto un atteggiamento pacato. A pochi metri di distanza sedeva la sorella Viviana, che, con la madre Maria Assandri, si è costituita parte civile tramite l'avvocato Emanuele Demitri. Dice Viviana: «Non è mai bello rivederla. Lei è sempre così compassata e arrogante». I rapporti di Alessia Pifferi con la famiglia sono irrimediabilmente deteriorati. Tuttavia la donna ha scritto una lettera accusatoria alla sorella e alla madre. Dice Viviana: «Mi ha scritto che ho il cuore di ghiaccio perché non le ho chiesto di raccontarmi cosa è accaduto. Io però ho letto tutti gli atti. So bene ciò che è successo ed è imperdonabile. Mi ha scritto anche che dovrei vergognarmi per essere andata in televisione. Poi ha accusato nostra madre di non aver fatto la nonna». Viviana ricorda di non aver mai avuto un legame profondo tra lei e la sorella. Alessia ha sempre cercato di tenerla fuori dalla sua vita. «Quando era nata la bambina, anche se non ho mai saputo chi fosse il padre, noi c'eravamo. Le avevo offerto tutto l'aiuto e il sostegno possibile. Quella maledetta settimana, quando Alessia ha lasciato Diana sola in casa per raggiungere il suo fidanzato all'Effe, nella Bergamasca, io avrei potuto accudirla e l'avrei fatto volentieri. Lei però non me lo ha chiesto, non mi ha detto nulla». Negli ultimi mesi, qualcuno ha insinuato che zia Viviana e nonna Maria non sarebbero state vicine ad Alessia. Viviana risponde: «Non è assolutamente vero. Il punto è che mia sorella, da aprile 2021, mi aveva escluso dalla sua vita. Non voleva che andassi a trovarla. Era tanto se riuscivo a vedere la bambina una volta alla settimana. Io le chiedevo della sua vita, ma lei aveva alzato un muro. Avevo però conosciuto il suo compagno. Lui, sì, mi era sembrato una persona normale che voleva bene alla bambina». Alessia Pifferi viveva in un mondo tutto suo. Dopo aver divorziato dal marito Franco, viveva nella casa di Milano che era della madre, prima di trasferirsi in Calabria. Non lavorava e mentiva molto. All'Effe, dove vive il compagno, aveva detto che la madre era morta di Covid. E nei giorni in cui aveva abbandonato la figlia da sola in casa per una settimana, nel caldo afoso di luglio, aveva raccontato di averla lasciata con la sorella, in vacanza. Per giustificarsi, Alessia Pifferi ha raccontato al giudice che anche altre volte aveva lasciato la figlia da sola, come se fosse una cosa normale. Ha detto: «Andavo via il venerdì e rientravo il lunedì. La bambina la lasciavo in casa, con la porta chiusa a chiave, con due biberon di latte e due di tè deteinato. La cambiavo prima. A volte la trovavo senza pannolino perché se lo slacciava da sola. Il latte lo beveva tutto, il tè non tutto.
era in buona salute. Durante quell'ultima settimana, Diana ha sopportato giorni infernali, nella fame e nella disidratazione, fino alla sua morte. Un'agonia disperata che l'aveva portata a mangiare il pannolino, ritrovato a brandelli nello stomaco. Le accuse della procura sarebbero supportate da chat, intercettazioni, testimonianze, accertamenti scientifici e un interrogatorio che la sorella definisce lucido e agghiacciante, anche se la donna nega tutte le accuse. La sorella Viviana dice: «Sono convinta che se avesse chiesto scusa, se si fosse resa davvero conto di ciò che aveva commesso, non per chiedere perdono a noi, ma per se stessa, sarebbe stato meglio. Invece con la sua arroganza dimostra che è convinta di aver agito nel giusto come mamma. Per questo non potremo mai e poi mai perdonarla. Alessia ha distrutto la serenità della nostra vita, ma soprattutto ha tolto la vita a qualcosa di meraviglioso, ovvero la piccola Diana. Come sarei stata felice di aiutarla a crescere».